quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Il nostro appuntamento del venerdì con quello che le donne lo dico, non dicono o dicono troppo. Con la nostra dottoressa Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, terapista di coppie. Come diciamo sempre noi, chi più ne ha più ne metta. Buongiorno dottoressa. Salve. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Finalmente ci siamo. Eccoci qui con il nostro appuntamento preferito della settimana. Ce ne vogliano gli altri ospiti, ma non ce n'è. No, è vero, siamo tutte donne. È la verità, è la verità, si dottoressa. Sta bene. Allora, parliamo di come si di cosa parliamo? No, di questi love bombing. Vabbè, la bomba d'amore. Sì, mi risulta strano perché sono questi termini che ne so, che scopro. La verità è che siamo un po' rincoglionite di venerdì, quello, non ce la facciamo sempre. Più. Ma no, ma che scopro esistere una terminologia che indica un comportamento di quelli che io avrei semplicemente, non so, etichettato come una roba riprovevole, cioè, manipolazione narcisista. Capito? Quindi ragione, perché bomba d'amore proprio love in questo comportamento non c'entra nulla, proprio niente, esatto, assolutamente. No, poi mi fa pensare che sia una cosa estremamente praticata se arriviamo a dargli proprio una definizione così forte, così precisa anche, no? Ma è vero, è che non ce ne accorgiamo, sapete? E questo è il fatto, perché è una tecnica di manipolazione che usano i narcisisti. E quindi fa leva sul bisogno altrui e sul bisogno che la vittima ha di essere amata in maniera incondizionata, di essere accettata, di sentirsi parte della vita di qualcuno, che nella relazione, solo nella relazione, si sente importante. Quindi ritorniamo sempre al vecchio problema dell'autostima. Mm-hmm. Quindi il bombardamento d'amore, come che è il significato della parola, sì, affetti, sono delle manifestazioni di affetto che vengono usate, elargite con molta intensità, ma anche in maniera molto attenta. È proprio un lavoro che fa lui. Ma parliamo, perché nella vittima dall'altra parte si sente molto amata, ma lo fa inconsciamente, però e lo fa in un determinato periodo di tempo, durante, cioè mi spiego, lo fa, non lo so, all'inizio della relazione perché ha questo bisogno magari sfrenato di dimostrare di essere particolarmente preso o presa, di farti cadere nella rete, cioè quelli che dopo due giorni che ci sei uscita mezza volta dicono ti amo, sei tutta la mia vita, a me hanno fatto sempre ansia, un'impressione, capito, io sono scappata, ma ci credo, ma hai fatto bene, ma chi ti conosce, cioè via fuori, fugone, ciao proprio, ho visto le catene. È proprio la loro tecnica, è quella dell'intermittenza. Noi parliamo di rafforzamento intermittente, perché è un abuso psicologico che fa sì che la persona si senta dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle e così via. Quindi un po' danno e un po' tolgo, no? In questo senso. Sì, perché danno apparentemente molto, ma tolgono poi anche molto, perché dopo la cosa che si divertono a fare è proprio quella di allontanarsi, quindi di dirti che non funzioni anche dal punto di vista sessuale. Carini. Quindi diventa, mentre prima erano tutti, tu non te l'aspetti, no? Perché certo, prima tutto amore, tutto qua, tutto corteggiamento, poi hanno un corteggiamento, sapete, serrato, quelli che lavorano proprio i fianchi, che non cedi, no? Sì. E questo lo fanno di solito con tante parole o tante cose che una donna non si aspetta, quindi o magari anche quello che chissà, ci sono delle donne che magari particolarmente fragili, che pensano al grande amore, la favola, la cosa, l'altra sera hanno fatto in televisione Pretty Woman, sì, di nuovo. Ah. Ecco, tutte vorrebbero anche basta, se fosse così. Sì. Ma io non lo vorrei, sinceramente, uno che guarda. No, scusa, ma che gusto c'è? Beh, io quella della carta di credito, però devo dire che mi ha sempre divertito tanto. Io la parte ma a tutti è piaciuto molto, però andiamo a vedere che è un film. È certo, che non esiste. Però ha rovinato tante persone quel film. che invece lo guardano come se fosse la sacra Bibbia dell'amore. Sì, esatto, quello è il problema. Questo lì c'è
è la dimostrazione di quello che può fare qualcuno, che poi dopo però non c'è la, il finale di lui col cavallo bianco che arriva con i fiori e ti, no, ti, e ti vuole sposare. No. Ecco, la fine è che questa doppia faccia poi si rivolga completamente dall'altra parte e ti comincia a insultare e a dire che non vali niente, quindi uno che già ha poca autostima, pensate un po' voi, sì, che cosa come si sente, che magari nel frattempo è caduto nella rete, no? Accusate, no? Cioè, perché proprio per liberarsi di te ti accusa di cose che non hai mai, magari mai fatto, però uno che ha poca autostima facilmente ci crede sì, e sente che quelle accuse sono magari vere, quindi bisogna scappare, come ha detto. Ecco, prima, dottoressa, come si riconosce? Ma c'è un sistema per riconoscere queste persone all'inizio ed evitare di cadere nella rete? Ora, a me è capitato, e anche delle mie amiche, di incontrare delle persone veramente, io prima dicevo ci esci due volte e ti dicono ti amo, sei tutta la mia... Mi è capitato, ho detto questo è pazzo, ciao, per carità, perché stai fuori, vuol dire che non hai proprio idea di cosa sia l'amore, neanche conosco un altro po' il tuo cognome, ma chi, cioè, ciao, ma chi ti si fila, però magari altre ragazze ci sono cadute. Immagino di sì, certo. Cioè, nel senso, potrebbe questo fatto di sentirsi dire ti amo dopo il secondo caffè potrebbe averle colpite positivamente e quindi averle lasciate insomma, una gratificazione, in questo sogno d'amore, dell'amore a prima vista, così quella. Come si fanno a riconoscere questi? Perché voglio dire, questo che è capitato a me era veramente molto banale. Beh, no? Sì, questo ecco, diciamo okay, che è proprio palese, sì, però ci sono i piccoli segnali da dover riconoscere, no? Magari sono più nascosti. Però provate a pensare a una ragazza che magari non ha proprio voglia di avere questo grande amore, ha voglia di incontrare il suo la persona che la fa, le fa girare la testa. Quindi intendo dire, è difficile, tu da amica magari devi bombardarla come fa lui e dirgli guarda che non è affetto, guarda che non si tratta di quello che pensi tu, stai attenta, però purtroppo quel tipo di persone, perché lui sa scegliere, ecco, è quello il fatto, non viene mica a scegliere una con... che sa rispondere, una forte, forte, che sa con la quale deve combattere, certo, lui va avanti per un po' e in quel tempo si diverte perché proprio è una specie di conquista a tappe dove lui comincia quando voi vedete qualcuno che all'inizio della vi conosce da poco, vi dichiara l'amore che non ha mai avuto eterno con atteggiamenti eccessivi che non vi aspettereste mai, una deve cominciare a prendere le distanze e dire aspetta un attimo, mettiamolo un attimo alla prova, perlomeno quello, certo. Che molto spesso non lo fanno perché proprio è l'autostima quella che manca e lui punta proprio su quello. Facciamo così, ragazze, se donne all'ascolto, se vi dovesse capitare un tipo del genere, voi chiamate noi. Assolutamente. Noi, la dottoressa Salomoni, vi diciamo noi. Come comportarvi, che cosa fare. Che qui a naso, mi sa che è intuito, lo becchiamo subito, il narcisista di turno da evitare. Ci scrivono al 334-9229-505, fatti non parole, questo è il motto di oggi. E poi... Vero. Giusto. Alle tue amiche è capitato, ma secondo me a te difficilmente, cioè però mi è capitato che uno ha veramente un paio di appuntamenti e questo sembrava l'uomo più innamorato della terra, vi giuro che io quando mi parlava lo guardavo come se avessi di fronte un pazzo, perché dentro di me pensavo ma non ci conosciamo proprio, tu non niente di me, ci siamo visti mezza volta e tu non sai niente di me, quindi sono fuggita a gambe levate, ho detto questo ci sta credo. Fuori. Ma quanti anni avevi, scusa, va? Perché sei stata... Cavolo, 27, 30. Ah, una trentina, ci può stare, avevi già fatto le tue esperienze, perché se capita invece a una quindicenne, lì è già diverso, più pericoloso.
Sì, però dottoressa, magari da lo fanno in molte situazioni, eh? Sì, capita. Loro sono così, non soltanto nelle situazioni d'affetto, d'amore, ma lo fanno con gli amici, lo fanno nel lavoro. È che in quelle altre occasioni là magari ti accorgi meno, o ti porta meno, fa meno danni, ti porta meno, certo. Comunque salutiamo anche Andrea, che è dolcissimo. Ciao, che Andrea. Ci scrive: io vi amo dalla prima volta che ho sentito la vostra voce, ma non sono narcisista, ma sono solo romantico. che carino. Beh, perché ci sono, dottoressa, no, con le persone romantiche non lo dica mai di essere narcisista. No, certo, gli altri sono psicopatici, no? Però tenero, dai, ma vi giuro che questo ragazzo, adesso mi state facendo venire in mente, mi comincio a riempire di regali, trovai le rose sulla macchina dopo l'allenamento, delle robe che pauroso, ma infatti che ansia, è una vera e propria manipolazione emotiva. Sì, ma non è durata niente, meno male. proprio il romano lui evidentemente era un narcisista poco furbo, perché aveva proprio sbagliato preda. Certo. Una cosa, se vuoi farmi scappare, quello è il modo giusto. Sì, sì, gambe sì, levate. Anche a me. Avrà la sua tecnica negli anni. Allora, adesso ve lo dico, perché poi ho saputo che si era sposato con una delle sue migliori amiche, e poi però si sono separati. Ah, così, dovevi dirci questo. Poi ho perso. Qua. Interessantissimo, la lasciamo. Vabbè, lo so, adesso ho raccontato tutto, spero che non sia l'ascolto. No, speriamo di sì, invece. Caro narcisista, palesati. Vabbè. Se vuoi, siamo qui anche il lunedì, però torniamo proprio lunedì, prossima settimana, 7:38. Intanto però salutiamo la dottoressa Serena Salomone con questo messaggio: ti riempiono di mille attenzioni e poi prendono il controllo della tua vita, ti privano della libertà, come se è giusto solo quello che fa e pensa lui. È vero, sì, questo è proprio il pericolo. Ragazze, se vi capita una roba del genere, chiamate noi, le amiche, chiamate la dottoressa Serena Salomone e scappate a gambe levate. Dottoressa, noi ci sentiamo la settimana prossima, grazie mille. Certo. Buon weekend a lei, alla nostra dottoressa Serena Salomone, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, terapista di coppia, e come diciamo sempre noi, chi più ne ha più ne metta!